Buonasera a tutti, ci accomodiamo che iniziamo. Allora, innanzitutto benvenuti al meeting di quest'anno e benvenuti allo spazio Terra, un'oasi nell'universo. Come recita la descrizione di questa mostra, noi ci ritroviamo testimoni e protagonisti di una storia di miliardi di anni, una storia che riflette la profonda dipendenza e interazione tra diversi elementi che hanno dato origine alla Terra e reso possibile la nostra esistenza qui e in questo momento. Ecco, stasera approfondiamo un po' di più questa dipendenza, andando ad indagare come la vita e l'ambiente circostante interagiscono. Infatti il titolo di questo incontro è Bravi ad evolvere, la sorprendente adattabilità dei sistemi biologici. Indagheremo quindi l'effetto delle mutazioni genetiche sui sistemi biologici e la loro capacità di produrre innovazione ottimizzando l'adattamento all'ambiente. Vedremo cosa sono le mutazioni, in che modo possono cambiare gli organismi viventi e la modulazione degli organismi stessi ad aumentare o diminuire queste mutazioni in base all'ambiente circostante. I nostri relatori entreranno nel merito di due concetti relativamente nuovi e legati tra loro, connessi con l'evoluzione. Il primo è evolvability, di difficile traduzione in italiano. È la capacità, o meglio la propensione degli organismi a evolversi e adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente circostante. Vedremo perché è stato necessario introdurre questo nuovo concetto nel panorama dell'evoluzione più classica che abbiamo studiato fino ad ora. Il secondo termine è robustness, robustezza, solidità, la capacità di un organismo di mantenere le funzioni nonostante le perturbazioni a cui viene sottoposto. Possiamo quindi dire per ora che l'evoluzione è un equilibrio tra un cambiamento e un mantenimento dell'organismo, è quindi adattamento. Ma ora lascio la parola ai nostri relatori che approfondiranno meglio e ve li presento. Alla mia sinistra Paolo Tortora, professore ordinario senior di biochimica all'Università Milano Bicocca, dove ha rivestito per molti anni il ruolo di coordinatore di corsi di laurea e dottorato in biologia. È editore associato di riviste scientifiche e autore di oltre 120 pubblicazioni su riviste internazionali e 4 brevetti. La sua attività scientifica si è focalizzata sullo studio di vari aspetti funzionali e strutturali delle proteine. Ha investigato in particolare i rapporti tra struttura e stabilità, come pure alcuni fenomeni di aggregazione proteica implicati in malattie neurodegenerative. E alla mia destra è Elia Mascolo, dottorando presso la University of Maryland, Baltimore County, a Baltimora. A Milano ha conseguito una laurea in biologia molecolare con una tesi sull'inferenza delle reti di regolazione genica e ora vive negli Stati Uniti, dove sta facendo un dottorato in biologia teorica e computazionale. Nella sua ricerca applica la teoria dell'informazione allo studio dei sistemi di regolazione dei geni e la loro evoluzione. Recentemente ha pubblicato un articolo in cui è stato identificato un virus che potremmo definire parassita. Attaccandosi ad un altro virus, ne sfrutta le risorse una volta entrati nella cellula ospite. E questa scoperta è stata riportata da un centinaio di testate in tutto il mondo. Lascio ora la parola al professor Tortora. Ok, grazie Simone. A me andrei qua, forse è meglio. Così mi vedo... Bene, grazie per l'invito. Sono un po' inquieto, vi confesso, perché dopo essermi posto il problema di cosa raccontare in questa circostanza, mi sono reso conto che è come inoltrarsi nella foresta amazzonica. È una tematica di una complicazione che va sempre al di là dell'immaginazione di chi se ne occupa. E poi c'è anche il problema che vorrei essere comprensibile a chiunque, anche se mi aspetto che una conoscenza base di biologia la maggior parte almeno ce l'abbia. Allora, per cominciare, citiamo Darwin. La teoria evolutiva di Darwin, nella sua formulazione più elementare, la vedete qui, cioè perché le specie evolvono?
perché all'interno delle specie c'è una variabilità tra gli individui naturale, cioè che non casuale, diciamo così. Esiste una competizione per le risorse, sopravvivono solo alcuni individui, quelli che possiedono caratteri più idonei nella lotta per la sopravvivenza, per la capacità di adattarsi alle condizioni ambientali, questi trasmettono le loro caratteristiche alla progenie. Quindi la degenerazione di diversità è casuale, ma la selezione è adattativa, sopravvivono i più adatti. Secondo la teoria, poi, una nuova specie si origina quando una popolazione si isola rispetto a quella di provenienza. Vediamo un po', no, non mi va avanti. Ah, ecco, scusa. Ok, allora, quali sono i problemi? Fermo restando che comunque la teoria di Darwin ha rappresentato un punto di svolta nelle nostre visioni sulla biologia e sull'evoluzione in particolare, su questo non c'è alcun dubbio, però molti interrogativi sono sorti anche abbastanza presto. Lo stesso Darwin era consapevole di alcuni limiti, e in particolare faccio questo con un esempio classico. Darwin, i fringuelli alle Galapagos. I fringuelli hanno becchi di diversa dimensione e secondo la sua teoria, la sua interpretazione, questi becchi diciamo, derivano da quelli di una popolazione ancestrale, progenitrice, e si sono adattati a diverse esigenze alimentari. Dov'è il problema se questo è lo schema interpretativo? Ci sono due problemi essenzialmente. Se i cambiamenti sono piccoli, le forme intermedie non hanno nessun vantaggio adattativo e anzi potrebbero essere controproducenti. Inoltre, questo è il secondo punto e anche più sostanziale, i cambiamenti devono interessare contemporaneamente molte parti anatomiche della testa. I becchi sono strutture ossee, un becco troppo grosso su una testa che non cresce di conseguenza in modo diciamo proporzionato al becco può creare addirittura una situazione incompatibile con la sopravvivenza dell'individuo. Quindi la visione di Darwin, almeno nel suo aspetto essenziale, prevede accumulo graduale di piccole modifiche. È un buon meccanismo per migliorare le cose, ma non necessariamente per generare novità. In questo caso cambiano le dimensioni del becco, ma non c'è una reale novità, non compare una nuova struttura, qualcosa di nuovo, proprio radicalmente nuovo rispetto alla condizione iniziale. Ora, noi sappiamo oggi, sulla base di molte investigazioni condotte a diversi livelli, che in realtà i sistemi biologici hanno una capacità di produrre variabilità che si dice fenotipica, cioè che interessa l'aspetto esteriore, che si fonda su meccanismi di diverso tipo, si sono molto articolati, molto diversificati. Questo lo chiamiamo evolvability. Ora, prima di proseguire, vediamo se ce la faccio, dovrei farvi un corso di biologia molecolare in una slide. Un minimissimo di informazione è indispensabile. Sappiamo che qualsiasi organismo ha il DNA che contiene l'istruzione per costruire l'organismo. Sappiamo che nel DNA ci sono i geni, tratti di DNA che istruiscono la produzione delle corrispondenti proteine. Le proteine sono, come dire, i componenti del macchinario, sono sostanzialmente le molecole responsabili di qualsiasi o quasi funzione di un organismo. Ora, la relazione che c'è tra DNA e proteine la vedete qui, molto in breve.
nel DNA ci sono i geni, un gene codifica una proteina, per inciso solo una piccola parte di DNA codifica proteine, ma questo è un altro discorso, non voglio dilungarmi. Il DNA praticamente codifica le informazioni in un alfabeto a quattro lettere, le quattro basi che compongono la sequenza che si riscontra appunto nel DNA. Le proteine sono fatte di amminoacidi, piccole molecole costruite su uno schema base identico, ma con variazioni sul tema, diciamo così. Ci sono 20 diversi amminoacidi. Gli amminoacidi compongono una proteina associandosi insieme chimicamente a dare una molecola filiforme, che vedete qui, la proteina appena sintetizzata, chissà se non vedo, scusate, ma non va avanti. Adesso, ok. Allora, torniamo alla slide di prima. Ok. Quindi, ok. Sì, sì, ok, ok, ok. Comunque più o meno si capisce. Sequenze di... ci sono quattro tipi diversi di base, sequenze di tre basi codificano un singolo amminoacido, quindi un gene è fatto di una sequenza di basi che possono essere parecchie centinaia, che contengono informazioni per la sintesi della proteina, appunto una catena filiforme composta dall'associazione di amminoacidi. La proteina neosintetizzata si ripiega e dà la conformazione, la struttura tridimensionale finale associata con la funzione. Notate un aspetto importantissimo, la sequenza in basi del gene istruisce la sequenza in amminoacidi della proteina. La proteina neosintetizzata si ripiega e assume una struttura che è associata con una funzione. Quindi il gene contiene l'informazione per la funzione della proteina. Naturalmente questo prevede un codice che viene chiamato codice genetico, la traduzione da sequenza in basi, ogni tre basi un amminoacido, alla sequenza in amminoacidi. E vedete il codice genetico, una delle maggiori scoperte diciamo del XX secolo. Lasciamo perdere, diciamo, ci sono più sequenze di tre basi che non amminoacidi, quindi certi amminoacidi sono codificati da più triplette, si chiamano sequenze di tre basi. Andiamo avanti. La prossima, ecco, allora questo ve lo lasciamo perdere perché diciamo più o meno dà dei dettagli rispetto a quello che ho detto in precedenza. Diciamo quello che ho detto è lo schema base della biologia molecolare, il flusso dell'informazione genetica. Ho traslasciato alcuni particolari, ma diciamo in questo contesto non è così indispensabile parlarne. Andiamo alla prossima. Ecco, su cosa si forma l'evolvability? Bene, l'evolvability come idea generale è si può definire, oltre alla definizione formale che abbiamo visto, come una predisposizione degli organismi, in generale tutti gli organismi, a favorire la comparsa di diversità e a conservarla quando questa è ovviamente utile. Allora, quali sono i meccanismi? Sono moltissimi, e anche questo è un aspetto che meriterebbe una riflessione, ma comunque faremo degli esempi.
Evolvability, già è stato citato, basato sulla robustness. E vediamo il primo esempio che è nella prossima slide. Questo è anche una, diciamo, è una storia che si racconta nei corsi base di biochimica. Abbiamo, tutti noi abbiamo l'emoglobina che trasporta ossigeno ai polmoni, abbiamo anche la mioglobina, questo forse meno persone lo sanno, che immagazzinano l'ossigeno nei muscoli. Allora, l'emoglobina è fatta di due tipi di catene, due catene alfa e due catene beta, quattro catene in tutto, quindi, che si associano insieme. La mioglobina è un'unica catena. Bene, tutte queste varianti derivano da un progenitore ancestrale circa 800 milioni di anni fa. Sia l'emoglobina che la mioglobina, per il loro ruolo, legano l'ossigeno. Ora, guardate un po', qui sotto c'è il confronto delle sequenze delle due catene di emoglobina, alfa e beta, e di mioglobina. Gli amminoacidi sono indicati secondo una simbologia o una lettera, non importa entrare nel dettaglio, li abbiamo spezzati in tre tronconi per una questione di rappresentazione, in realtà sono sequenze continue. Bene, tutti gli amminoacidi, quindi le lettere mostrate in nero, sono cambiate nel corso dell'evoluzione a partire dal progenitore ancestrale, cioè, come dire, 70-75% degli amminoacidi nelle tre proteine sono diversi, non sono più gli stessi. Quelli in rosso e quelli in blu coincidono in tutto o in parte nelle tre catene. E la prossima. Ora, qui vedete la struttura dell'emoglobina, si vedono le quattro catene. Si vede una catena singola dell'emoglobina, si vede una catena della mioglobina. Il messaggio di questa figura è che, nonostante questa sostanziale, amplissima variazione, la struttura è rimasta la stessa, praticamente piccole, minime variazioni, emoglobina, catena beta, mioglobina. Questo è, si scontra generalmente nelle proteine, sopportano senza grandi danni moltissime sostituzioni amminoacidi, quindi mutazioni si chiamano sostanzialmente, nel corso dell'evoluzione. Naturalmente ci sono delle mutazioni che sono letali, oppure che causano gravi malattie, questo è inevitabile come qualsiasi macchinario. Però arriviamo al punto, diciamo, questa capacità di conservare la struttura è la robustezza, però al contempo, guardate il grafico, spero si capisca, è il profilo di saturazione da parte dell'ossigeno delle due molecole, mioglobina ed emoglobina. L'emoglobina nell'asse delle orizzontali si vede la concentrazione di ossigeno nei polmoni. L'emoglobina è completamente satura a livello dei polmoni e a livello dei tessuti periferici, siccome ha questo profilo di saturazione AS, rilascia ossigeno molto di più di quanto non avrebbe potuto fare se il profilo fosse stato quello della mioglobina. Era sicuramente nella proteina nel progenitore, questo lo sappiamo per varie evidenze. Cioè, detto in altre parole, la robustezza ha consentito l'evoluzione. Visto che la proteina ha sopportato senza perdere la sua capacità di legare ossigeno moltissime mutazioni, al contempo ho acquisito una proprietà che è estremamente utile. Un profilo diverso da questo non sarebbe compatibile con la vita diciamo progredita come la nostra. Andiamo avanti, questo è un esempio di robustezza ed evolvibilità. Andiamo avanti, la prossima, ecco. Questo è un esempio completamente diverso, è un pochino più forse difficile da spiegare, ma in realtà il tempo che prende non è moltissimo. Ci sono allora delle proteine che si chiamano chaperoni, che
provvedono a mantenere, a promuovere il corretto ripiegamento di un repertorio di proteine che sono i loro clienti, per così dire. Normalmente queste proteine fanno questo mestiere una volta per tutte, almeno in prima approssimazione. HSP90 è una chaperone che provvede a mantenere la, il ripiegamento corretto di un repertorio di proteine che sono per lo più recettori ormonali, fra l'altro coinvolti appunto nei processi di proliferazione cellulare. Ora, i clienti dell'HSP90 hanno bisogno di continua assistenza da parte appunto di questo chaperone, di questo assistente, di questo cooperatore al ripiegamento e quindi alla funzione normale. C'è un esperimento classico in cui è stato inattivato l'HSP90 e quello che è capitato lo vediamo nella prossima slide. Prossima slide. Allora, questo esperimento è stato fatto nel moscerino della frutta Drosophila melanogaster, che è un modello animale classico strausato, lo vedremo ancora fra un attimo, e a seguito di un'unica mutazione, quella dell'HSP90, nella popolazione idrosofila compaiono tutta una serie di alterazioni, non posso entrare nel dettaglio, non ho tempo, questo è un esperimento classico, che sono legati al malfunzionamento dei recettori delle proteine assistite dall'HSP90. In questo caso che cosa c'entra l'evolvability e la robustness? C'entrano in quanto l'HSP90 garantisce la funzionalità di un repertorio di proteine, queste nel frattempo possono mutare e quindi acquisire diversità, quello che muta è il gene si modifica casualmente, si genera una diversità che finché l'HSP90 funziona è latente, quando l'HSP90 è inattivato emerge. Ora, la maggior parte di queste mutazioni probabilmente sono anche dannose o neutre, ma quello che è importante è il concetto, cioè questo dispositivo consente la generazione di diversità che all'occorrenza può emergere e possono emergere molte varianti che nel loro insieme possono generare nuove funzioni o nuove strutture. Andiamo avanti, vediamo un po' a che punto siamo, sì, sono molto vicino, ma siamo anche vicino alla fine. Questo è un esempio, forse l'esempio più rappresentativo, i geni omeotici, HOX. I geni omeotici sono geni, tecnicamente sono fattori di trascrizione, che controllano l'espressione di altri geni, cioè modulano la produzione di un repertorio di proteine espresse, prodotte da geni diversi dal gene HOX. I geni HOX semplicemente controllano, si fanno cura che il loro repertorio di proteine che viene sottoposto al loro controllo esprima, di geni che viene sottoposto al loro controllo esprimano le proteine al momento opportuno. Ora, questi geni sono coinvolti nello sviluppo di diversi segmenti corporei. Come al solito anche qui c'è l'esempio della drosofila, chi ha scoperto i geni omeotici ha avuto il Nobel su questo. Nella drosofila ce ne sono 8, ci sono molti aspetti sorprendenti e straordinari a questo riguardo. I geni HOX, prima di tutto, questo è l'aspetto più straordinario, sono presenti virtualmente in tutti gli animali, non solo in tutti i vertebrati, ma negli artropodi, in un repertorio di animali che data fino a più di 500 milioni di anni fa.
Cioè, detto in altre parole, nonostante l'evoluzione, la diversificazione, il controllo dello sviluppo dei segmenti corporei viene realizzato attraverso lo stesso dispositivo, lo stesso meccanismo, lo stesso schema di controllo. Si parla appunto di una cassetta degli attrezzi molecolare, perché noi il controllo dei nostri segmenti corporei avviene secondo le stesse modalità in linea di principio che vengono riscontrati nella drosofila, nel moscerino. La prossima, abbiamo finito praticamente. Ecco, questo non è tanto per dare un esempio, stiamo parlando di qualcosa che ha anche molto a che fare con la patologia. Questo è un esempio di malformazioni, difetti morfologici nella specie umana causate da mutazioni di alcuni geni OX. Non voglio entrare nel dettaglio, esistono polidattilie, malformazioni di orecchie, eccetera. Ce ne sono altre anche molto meno gradevoli da osservare, che quindi ho omesso. Questo per dire che il nostro sviluppo embrionale viene programmato secondo modalità che hanno in comune gli aspetti essenziali con tutta una serie di specie che ci hanno preceduti fino a centinaia di milioni di anni prima di adesso. Quindi arriviamo alla conclusione prossima. Quindi esistono molti diversi meccanismi e dispositivi che consentono la generazione di diversità, non semplicemente con un accumulo graduale di piccole modifiche, ma secondo meccanismi che rendono possibile la generazione di diciamo strutture radicalmente nuove, con modifiche che in realtà sono in sé anche abbastanza limitate sul piano genetico. Ce ne sono, qui viene anche citato il trasferimento genico orizzontale come altro modo con cui si genera diversità. Naturalmente io concludo dicendo, resta un interrogativo il fascino legati alla straordinaria capacità del mondo biologico di generare infinite forme bellissime. Non è ovvio che fin dall'inizio l'evoluzione biologica avesse, come dire, nel suo repertorio di opzioni quello di generare diversità secondo molti modi diversi e che sono stati scoperti, sono ancora in via di investigazione, e che sono molto più e altro che non semplicemente un accumulo progressivo di mutazioni. Direi per ora mi fermo qui. Grazie. Grazie, grazie professor Tortora. Lasciamo subito la parola a Elia e poi vediamo se c'è spazio per un paio di domande alla fine. Mi alzo anch'io allora. Allora, grazie dell'invito, e adesso tra poco appariranno le mie slide. E allora, come avete sentito dal professor Tortora, gli organismi mostrano questa capacità quasi intrinseca di generare variabilità adattiva, cioè varianti funzionali e vantaggiose, su cui quindi la selezione può operare per produrre gli adattamenti. E quello che abbiamo visto è alcuni meccanismi di questa evolvability, come l'abbiamo chiamata, sono stati spiegati dal professore. Io ve ne spiego uno in particolare, che è l'evoluzione dei tassi di mutazione. Prossima slide. Allora, come ha detto Simone, io mi occupo nella mia ricerca di sistemi di regolazione genica, come evolvono dal punto di vista teorico e computazionale, quindi in pratica usando la matematica simulazioni a computer, algoritmi vari ed eventuali. Ma c'è un terzo approccio molto importante, che è quello sperimentale, chiaramente, dove si utilizzano anche organismi modello, che molto spesso sono batteri. Questo perché
potete immaginare il tempo di generazione, per esempio, di Escherichia coli può essere anche molto corto, tipo di 20 minuti, quindi se una generazione è 20 minuti, io per studiare l'evoluzione non devo aspettare migliaia di anni, perché l'aspettativa media di vita di un ricercatore è inferiore al secolo, quindi capite, c'è un problemino. I batteri sono organismi unicellulari, come vedete in questo disegnino, quindi il corpo di un batterio è fatto di una cellula sola, e questo significa che hanno un altro vantaggio, che sono anche molto piccoli. Prossima slide. Perché è importante? Perché questo significa che in un laboratorio, quello che state vedendo è una coltura di Escherichia coli che cresce, ogni circa 20 minuti ogni cellula si riproduce, no? Cioè fa divisione cellulare, quindi da una cellula ne vengono due, da due ne vengono 4, 8, 16, quindi si possono avere in uno spazio piccolo popolazioni di miliardi di batteri. Allora, se io ho una popolazione che è fatta di miliardi di individui, ho un campione statistico molto grande, l'evoluzione è un fenomeno statistico, quindi capite che i risultati sono molto robusti e molto riproducibili. Questo è un altro vantaggio. Prossima slide. Quindi, per queste ragioni, io vi faccio degli esempi che vengono un po' dal mondo dei batteri che io studio, ma in realtà il principio che vi vado a spiegare è un principio generale che si applica a tutti gli esseri viventi. Allora, per parlare di mutazioni, parto col fare un ragionamento, cioè, dato che le mutazioni sono casuali, di base non sono vantaggiose. Cioè, se io vado a cambiare a caso delle lettere nel DNA di un organismo, probabilmente o gli effetti sono non apprezzabili, cioè non noto niente di che, oppure se ci sono effetti apprezzabili, nella maggior parte dei casi sto facendo dei danni, ok? Esistono ovviamente anche le mutazioni vantaggiose, altrimenti l'evoluzione non sarebbe possibile, ma sono più rare. Tanto è vero che se io vado a guardare negli organismi, trovo un sacco di meccanismi di riparazione degli errori, delle mutazioni. Cioè gli organismi hanno evoluto dei sistemi per riparare le mutazioni proprio sulla base del fatto che molto spesso la mutazione va a creare dei danni e quindi bisogna proteggersi da essa. Quello che state vedendo è soltanto la punta dell'iceberg, è un esempio classico dei meccanismi di riparazione che ci sono nei batteri. Questa vedete che è come una pinza che si sta chiudendo, che si apre e si chiude, no? Si chiama MUT-S, si chiude intorno al DNA, quello che vedete in giallo, arancione è il DNA, e poi scorre sul DNA finché non incontra una recente mutazione. A quel punto si ferma, recluta altre proteine e succede, insomma, tutto un fenomeno che poi porta alla riparazione. Non entriamo nei dettagli. Prossima. Ok, quindi una cosa che si finisce spesso per dire è: ah, benissimo, gli organismi minimizzano le mutazioni. Io questa sera vorrei farvi ragionare sul fatto che questa cosa presa alla lettera non può essere vera. Perché? Qual è il tasso minimo matematicamente di mutazioni? Zero, sotto zero non si può andare. Quindi immaginiamoci un organismo che non fa mai errori, cioè un organismo che riesce a trasmettere alla sua progenie la sua informazione genetica avendo riparato qualunque mutazione, quindi non c'è neanche un errore, ok? Beh, non ci può essere variabilità e quindi non ci può essere adattamento, cioè questo organismo che non fa errori è votato all'estinzione, perché se poi l'ambiente cambia, le condizioni ambientali cambiano, questo organismo non è in grado di adattarsi, perché il suo genoma, cioè l'informazione genetica, rimane costante, invariata, ok? Quindi il tasso di mutazioni non è minimizzato, ma è ottimizzato, dove l'ottimo non può essere troppo alto, perché sennò si accumulano troppi danni e l'informazione genetica si degrada, ma non può essere zero perché sennò non c'è adattamento. Ma allora qual è l'ottimo? Cioè dove sta il giusto compromesso fra queste forze? E altra domanda importante: da cosa dipende questo ottimo? Dove va messo questo ottimo, tra virgolette? Allora, per rispondere a questa domanda, io vorrei che vi imbarcaste con me in un piccolo esperimento mentale. Prossima slide. Però bisogna crederci un pochino. Allora, quello in alto a sinistra, quel rettangolo azzurro, è una sequenza di DNA, bella lunga, con un po' di immaginazione. E poi ho messo un piccolo riquadro dove c'ho scritto sopra MUT-S. Allora, quel piccolo quadrettino lì è il pezzetto della sequenza di DNA che contiene le istruzioni
per costruire MUT-S. MUT-S era quella pinza, quella tenaglia molecolare che avete visto prima, che serviva per riparare gli errori, ok? Questo organismo si riproduce, come ne avete visto nel video iniziale, con immaginate che sia un bel batterio che si sta riproducendo, 2, 4, 8, 16, e crea una bella colonia che vedete in alto a destra. Come vedete, la colonia è fatta di organismi che hanno fondamentalmente la stessa informazione genetica del progenitore. Sì, c'è qualche mutazione qua e là, ce n'è una gialla che vuol dire nel mio schema di colori che non fa niente, ce n'è una rossa che fa un danno, però il grosso degli individui sono sostanzialmente uguali al progenitore. Quindi questa è una discendenza che se la passa molto bene. Ora, immaginiamoci invece un altro individuo, che è quello in basso a sinistra. Se vedete, il gene che codifica per MUT-S l'ho colorato di nero. Questo per dire che c'è stata una mutazione nel gene che fa sì che ora, quando... cioè, il gene conteneva giusto le istruzioni per costruire questa pinza molecolare, giusto? Quindi, siccome ci sono delle mutazioni, la pinza ora non funziona più tanto bene, perché è stata assemblata male, ok? Ma se... vi ricordate, MUT-S serviva a riparare le mutazioni. Quindi, siccome MUT-S non riesce più a riparare bene le mutazioni, cosa succede alla sua progenie? Che accumula un sacco di mutazioni. Infatti, se vedete, questo individuo che noi possiamo chiamare mutatore, lo chiamiamo mutatore non perché muta, perché vabbè, mutare lo fanno tutti, ma perché muta parecchio, ok? Il mutatore ha una discendenza che ha accumulato un sacco di mutazioni rispetto all'individuo non mutatore. Quindi capite che se in una popolazione appare un mutatore, di solito non ha successo, cioè entro un po' di generazioni alla fine i mutatori finiscono per estinguersi, perché accumulano mutazioni che i non mutatori non hanno. Le mutazioni, abbiamo detto, nella maggior parte dei casi sono gialle o rosse, quindi non va molto bene, ok? Fin qui tutto molto semplice. Ora introduco una novità, cioè l'ambiente adesso è cambiato e quindi questi individui che state guardando non sono più così tanto adatti all'ambiente come prima. Prossima slide. Ho marcato adesso un nuovo quadratino, che è un nuovo gene, con una stella. La stella che cos'è? Indica un gene in cui, se solo qualche organismo riuscisse a creare le mutazioni giuste, permetterebbe una nuova funzione che renderebbe l'organismo più adatto al nuovo ambiente. Ok? Allora, l'individuo che vedete in alto muta pochissimo, quindi le probabilità che riesca a scoprire le mutazioni che gli servono sono bassissime, ok? Quindi di base è un individuo che rimane maladattato all'ambiente, o magari si adatta ma in tempi lunghissimi. Ma guardiamo invece cosa succede con il nostro mutatore, che prima era un po', insomma, era un po' una schiappa. Adesso il mutatore potrebbe estinguersi come prima, e magari succede così, poi si forma un altro mutatore casualmente e anche lui e la sua discendenza si estinguono. Ma siccome il mutatore fa tanti tentativi, cioè muta parecchio un po' dappertutto, spesso capita che un mutatore, anche solo magari un individuo nella sua discendenza, indovini qualche mutazione azzeccata che gli garantisce un vantaggio, cioè lo adatta al nuovo ambiente. Questo è l'individuo che ho cerchiato e indicato con la freccia, vedete, individuo avvantaggiato. Allora, se vedete il quadratino che era a destra, quello che avevo marcato con la stella, ce n'è uno dove la mutazione l'ho colorata di verde. Vabbè, comunque anche per chi è daltonico, insomma, è il quadratino, l'unico quadratino colorato sulla destra. E quindi questo individuo ha un vantaggio. E quindi cosa succede? Che lascerà più discendenti e quindi statisticamente nella popolazione gli individui che sono fatti come quello lì cominciano ad aumentare, finché a un certo punto diventa una moda, sono tutti così. Cioè hanno tutti il gene mutatore MUT-S nero, ma anche la mutazione vantaggiosa, e quindi sono molto adattati all'ambiente. Questa sembra una bellissima storia di successo per il mutatore, quello che aveva le pinze molecolari che non funzionavano bene, però adesso vi faccio fare un ultimo sforzo intellettuale, cioè è finita qui la storia o la storia va avanti? La storia va avanti con la prossima slide, perché ora che la popolazione è adatta al nuovo ambiente, sarebbe meglio riaggiustarlo questo MUT-S, perché pensateci, adesso non c'è più bisogno di scoprire un sacco di cose nuove. E quindi guardate cosa fa l'individuo che abbiamo detto che era un vincitore in questo contesto. Ha una discendenza che sì ha quel vantaggio che andava scoperto, però continua anche ad accumulare altre mutazioni. Se solo un individuo di questa progenie a un certo punto avesse le mutazioni
che riportano mutesse indietro, cioè il contrario della mutazione che aveva rotto mutesse all'inizio, si arriva all'individuo che vedete in basso a sinistra, che adesso ha il vantaggio che gli serve, cioè ha l'adattamento all'ambiente nuovo, ma in più anche ha ricominciato a riparare le mutazioni, giusto? E quindi vedete la sua discendenza, è adatta all'ambiente senza neanche pagare il costo di avere troppi danni. Allora, chiaramente queste non sono cose che si studiano normalmente facendo ragionamenti come quello che ho fatto io, ma si studiano quantitativamente con equazioni matematiche, eccetera, con dei parametri. Però spero di avervi dato un'idea tale per cui se voi mettete insieme tutto il ragionamento che abbiamo fatto, capite cosa può succedere in natura al tasso di mutazione, cioè quanto un individuo tende a mutare. Prossima slide. Concentratevi sul grafico a destra, quello a sinistra lo possiamo saltare. Quello che cerco di mostrare è che può succedere che in una popolazione in cui i mutatori, questi individui che mutano parecchio, sono praticamente assenti, sono una percentuale che non si riesce quasi a notare, a un certo punto aumentano e rimangono a una frequenza praticamente del 100% per il tempo necessario a scoprire tutta una serie di mutazioni vantaggiose di cui la popolazione in quel momento ha bisogno. Ma quando la popolazione le ha scoperte tutte o quasi tutte, fondamentalmente è molto molto adatta, gli individui che perdono il fenotipo mutatore, cioè smettono di mutare così tanto, acquistano un vantaggio e quindi il mutatore va giù di nuovo. E quindi la dinamica che si crea è questa dinamica a onda, cioè la prima linea, quella azzurra, va su e poi va giù. E questa onda è cavalcata dall'adattamento. Cioè l'adattamento della popolazione è spinto in su da questa ondata, che poi però, una volta sfruttata, torna giù. Quindi se voi andate a misurare il tasso di mutazioni negli organismi, sebbene le mutazioni siano casuali, nel senso che se voi andate al mare e i raggi ultravioletti mutano il vostro DNA, è il motivo per cui ci si mette la crema solare, non è che i fotoni che vengono dal sole hanno colpito quella cosa perché il sole ha preso la mira e cercava di darvi una certa mutazione, è chiaramente casuale, ma se uno va a misurare il tasso di mutazioni che viene passato alla progenie, che viene trasmesso di generazione in generazione, non è affatto costante, perché gli organismi possono scegliere quanto lasciarle, quanto ripararle e quanto no, scegliere tra virgolette, chiaramente, perché è tutto frutto della selezione in questo caso, no? E quindi quello che si osserva è che ci sono quando una popolazione è poco adatta al suo ambiente, muta di più, comincia ad avere più mutazioni. Senza antropomorfizzare troppo, è come se fosse necessario, tra virgolette, andare un po' più per tentativi. Prossima slide. Concludo. Cercando di collegare quello che abbiamo detto con alcuni campi, diciamo, applicati, perché questo è uno studio molto teorico dell'evoluzione, andare a capire cosa succede ai tassi di mutazione, perché cosa è ottimale, che cosa non lo è, e può sembrare completamente distaccato dalla realtà, no? In realtà lo studio dell'evoluzione è al tempo stesso estremamente teorico, ma proprio perché ha ripercussioni su praticamente ogni singolo ambito della biologia, poi finisce per avere un sacco di importanza nei campi più inaspettati. E alcune cose che si citano normalmente in questo ambito sono il problema di cui penso sarete ormai tutti al corrente della evoluzione della resistenza agli antibiotici, che riguarda sicuramente i patogeni umani in maniera singolare, proprio perché noi facciamo un largo uso di antibiotici e sta diventando un problema sempre più pressante. C'è il problema anche dei patogeni legati all'agricoltura, che spesso viene dimenticato. In entrambi i casi questi patogeni sono particolarmente bravi ad evolvere, e in questo caso a noi non è che ci renda molto felici questo fatto, e sono bravi a evolvere anche tramite meccanismi come quello dell'evoluzione dei tassi di mutazione che vi ho appena spiegato. Quindi capire questi meccanismi ha implicazioni anche nella lotta ai patogeni. E il terzo esempio che voglio fare, e poi finisco, è quello dei tumori, perché parlando di fenotipi mutatori, i tumori sono dei campioni mondiali e quindi fondamentalmente nel loro caso la necessità è quella di aggirare tutte le difese immunitarie, eccetera, che il nostro corpo mette in atto per
bloccare i tumori, non è che il nostro corpo non fa niente finché non arriva la chemio, per dire, no? Cioè, noi abbiamo già, per fortuna, tutta una serie di sistemi che funzionano alla grande. Purtroppo non è sufficiente, perché il tumore ha delle dinamiche che sono prettamente evolutive. Infatti ci sono tanti biologi evoluzionisti che stanno applicando i metodi che noi evoluzionisti utilizziamo allo studio dei tumori. E quindi quello che si osserva è proprio un incremento importante dei tassi di mutazione nei tumori, che permettono l'esplorazione, anche se poi gran parte della progenie sarà estremamente svantaggiata. Ricordatevi che nelle mie slide la progenie del mutatore era piena di danni, ma basta che ce ne sia qualcuno che indovina il vantaggio, e da quel qualcuno parte, come dire, la popolazione, l'adattamento della popolazione. Va bene, con questo concludo e lascio spazio anche alle domande. Grazie, grazie mille. Abbiamo tempo sicuramente per una domanda, se qualcuno dal pubblico vuole chiedere qualcosa, alzi la mano che gli viene portato il microfono. No, volevo chiedere, questo risultato della mutazione, dell'evoluzione del tasso di mutazione, è appunto quel grafico sinusoide, volevo chiedere se è una conferma sperimentale della teoria degli equilibri punteggiati, la teoria evolutiva di Gold. Allora, non so se la definirei una conferma. Sicuramente il punto della teoria degli equilibri punteggiati è che ci può essere una popolazione che ha un fenotipo stabile per lunghissimo tempo, perché fondamentalmente non ha necessità di modificarlo. E poi, per esempio, la classico esempio è a seguito di un cambiamento ambientale, no? Il cambiamento può procedere in maniera molto rapida. La domanda può essere: questa rapidità come può essere ottenuta? Io ti direi, più che una conferma, ti direi è un meccanismo. Cioè, uno dei meccanismi con cui il cambiamento può avvenire in tempi rapidi, cioè è questo, cioè che il tasso di mutazioni può essere ottimizzato perché ciò avvenga. Quindi se tu fai un calcolo basato su quello che noi chiamiamo l'orologio molecolare e dici le mutazioni avvengono a questo tasso, fine della storia, gli organismi non ci possono fare niente, però la selezione è l'unica cosa che può agire su questo tasso, puoi fare dei calcoli e magari ti sembra che poi il cambiamento osservato sia avvenuto un po' troppo in fretta. E se tu potessi invece introdurre nel tuo modello il fatto che il tasso non è costante, saresti in grado di spiegare meglio il dato, ok? Questo al limite mi sento di dire, no? Cioè è un meccanismo che può spiegare meglio quello che realmente avviene, perché un tasso di mutazione nel studio dell'evoluzione spesso si semplifica tenendo della filogenesi soprattutto, si semplifica tenendo un tasso costante, ma è una semplificazione ed è chiarissimo già da tempo che non è così, e quindi poi in certi casi è utile questa semplificazione, ma in alcuni casi sì, può essere importante tenere a mente questo, ecco, sì. C'è tempo per una brevissima domanda e brevissima risposta. Prego. Tutto vi ringrazio per la passione che avete documentato nelle vostre ricerche. E io mi domando, tutte queste informazioni in continua evoluzione, e nulla nella scienza si scarta ma si somma e si modifica, voi le vedreste appunto canalizzate nel tentativo di curare? Cioè uno scopre qualche cosa e poi nell'applicazione cerca nel riparare eccetera o d'osservare quello di curare un qualcosa. Impostereste così il vostro lavoro o rimane solo un lavoro speculativo molto molto interessante, però che dovrebbe avere secondo me con una coda applicativa, visto oggi tutto quello che succede nel mondo? Una battuta a testa velocissima.
Ma non ho sentito benissimo, ma comunque più o meno credo di aver capito. Allora, io dico però, attenzione, chi gestisce il lavoro di ricerca prima di tutto è interessato a capire una parte piccola o grande della realtà. Il primo movente non è io voglio applicare a qualcosa, il primo movente è io voglio conoscere, perché questo aspetto della realtà mi interessa, c'entra in qualche modo con me. Per un ricercatore, oggi poi la biotecnologia sta come un rullo compressore passando su tutto, ma lasciamo perdere. Ma un ricercatore vero parte da questa motivazione. È anche vero che le scoperte più grandi, più importanti sono state fatte a partire da scoperte nella ricerca di base, da prospettive che sono state aperte molte volte, per non dire quasi sempre, in modo inaspettato, nella ricerca semplicemente nell'approfondimento della natura e del funzionamento di alcuni processi, alcuni fenomeni. Elia, quindi a me interessa fare qualcosa di applicativo, talmente lo sto facendo anche, ma prima di tutto mi piace capire come funzionano le cose. No, condivido. Poi la ricerca di oggi è uno sforzo globale e quindi, ognuno anche ha ruoli diversi, non esiste lo scienziato che fa tutto. Io per esempio nella mia ricerca non mi occupo di applicazioni dirette, quindi sono da questo punto di vista proprio un teorico distantissimo poi dall'applicazione anche medica, per esempio, che però richiede i tipi di studi come quello che faccio io, quindi c'è proprio una sinergia da questo punto di vista. Però anche io condivido, io parto proprio da una passione legata alla curiosità, al desiderio di conoscere, e questa poi porta anche poi frutti che vengono colti da chi si occupa di poi fare medicina traslazionale, eccetera, no? Quindi... grazie a tutti. Dopo questa introduzione al tema, sicuramente invito tutti a vedere la mostra, dove alcuni di questi temi sono approfonditi. Ogni 15 minuti c'è una visita guidata che non è necessario prenotare. E domani alle 11 in questa area ci sarà il prossimo incontro dal titolo Esplorare l'oceano per leggere la storia della Terra con Lucilla Capotondi, ricercatore del CNR, e Carlo Sozzi, presidente di Euresis e ricercatore al CNR. E ricordo a tutti che è possibile sostenere il meeting presso i punti Donaora. Grazie, buona serata.